Saluto da Gerardo Paterna e bentrovato a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Oggi affrontiamo un tema interessante, forse diciamo il tema più estetico legato alla professione dell'agente immobiliare, e lo facciamo insieme a Gianmarco Toscano, founder e CEO di planimetrie.net. Gianmarco, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Ciao Gerardo, grazie a te. Allora Gianmarco, tu sei collegato dalla bellissima Catania. Sì, è vero. Questa è una delle nostre sedi, questa è la sede principale che appunto si trova a Catania in via Cucella Porto 30. Sì, la nostra città è piena di calore, di sole, di luce. Caspita. Tutta questa passione la riversiamo anche nel nostro lavoro e nelle nostre planimetrie. Assolutamente, confermo tutto, sia la passione per il lavoro che per il colore e il calore della città di Catania, che è veramente bellissima, porto sempre nel cuore. Allora, anche se il nome, insomma, planimetrie.net ci dà già un grosso indizio, ecco, su cosa fate, ci racconti di come si sviluppa la vostra attività dedicata, ecco, agli agenti immobiliari? Sebbene è giusto precisare che tu sei un grande professionista nel mondo dell'architettura, dell'oggettistica, anche industriale, quindi insomma Planimetria.net è in realtà una sorta di spin-off rispetto alla tua professionalità quotidiana. Sì, è vero, io sono laureato in Product Design e quindi ho la fortuna di realizzare oggetti d'arredo per le industrie del mobile. Però planimetrie.net è una parte del nostro lavoro che è veramente molto emozionante. Ovviamente lo dice anche il nome stesso, realizziamo planimetrie, lo facciamo dal 2009, quindi già è passato molto tempo. Siamo orgogliosi di dire che le nostre planimetrie ormai arrivano in tutte le nazioni nel mondo. Forse tutte no, però devo dire che siamo veramente molto conosciuti. Operiamo prevalentemente in Italia, Germania, Francia, Belgio, ma devo dire che appunto vengono recapitate un po' ovunque. E siamo così conosciuti e apprezzati perché le nostre non sono planimetrie tradizionali realizzate 2D, 3D al computer, ma sono realizzate a china e acquerello, a mano libera, da architetti, interior designer, con passione, con tanto talento, e sono delle planimetrie che emozionano, insomma. No, certo, ma infatti la domanda poi era un po' quella. Allora, in un'epoca digitale, dove si colloca, ecco, il vostro servizio planimetrie.net? Guarda, le nostre planimetrie non sono planimetrie tecniche che arrivano all'atto notarile, all'erogito, non servono per quello. Le nostre però arrivano fino a quel momento e quindi sono uno strumento determinante nella vendita immobiliare, perché sono uno strumento che emoziona, che cattura l'attenzione, che coinvolge, che distingue l'agente immobiliare che ne fa parte, che sceglie di utilizzare il nostro servizio. Esattamente funziona in questa maniera. L'agente immobiliare che sceglie planimetrie.net si collega sul nostro sito www.planimetrie.net, chiaramente, e allega la planimetria catastale, il virtual tour, le foto, se dispone di questi elementi, e riceve nell'arco di pochissimi giorni una planimetria dipinta in acquarello, scansionata e inviata ad altissima risoluzione, che è utilissima per essere inserita nell'annuncio immobiliare, perché oggigiorno sappiamo tutti che la casa si vende online, non solo in questi momenti particolari che stiamo vivendo, anzi probabilmente molti se ne sono resi conto ancora di più per la scarsità di visite e la possibilità di non poter accogliere il cliente o conoscerlo appunto di persona e accompagnarlo nella visita guidata della casa. E quindi ci si rende conto che l'annuncio immobiliare sul web è determinante, perché la gente non ha più voglia di perdere tempo, ci sentiamo tutti o siamo tutti veramente molto impegnati, e quindi quando ci colleghiamo nei vari portali immobiliari vogliamo leggere tutto di quell'annuncio, di quella casa. Solamente se ci colpisce approfondiamo e alziamo il telefono e chiediamo la visita. Quindi, se è vero che l'home staging, le fotografie professionali, eccetera, sono strumenti determinanti per presentare l'annuncio al meglio su internet, la planimetria diventa ancora più determinante, perché aiuta a capire a chi guarda l'annuncio immobiliare l'organizzazione degli spazi, la funzionalità, l'esposizione, la dimensione,
l'organizzazione zona giorno, zona notte, la dimensione della cucina, se c'è una cabina armadio, i bagni, una miriade di informazioni che la fotografia chiaramente non riesce a soddisfare, perché la fotografia riesce a farti comprendere quanto sia bello e luminoso quel determinato ambiente, ma poi non sai se aprendo la porta quella camera da letto è proprio davanti alla porta d'ingresso, oppure se è in una zona notte accogliente e riservata, ad esempio. E la particolarità delle nostre planimetrie è appunto quella di fare in modo che chi le guarda resti veramente affascinato, si fermi ad approfondire quella casa e siccome è un servizio realizzato a mano, chi in acquarello, su, proprio in maniera personalizzata per ogni singolo cliente, noi cerchiamo di riprodurre nella planimetria tutti gli aspetti particolari, costruttivi, materiali, eccetera, che sono presenti nella fotografia. Quindi chi guarda le fotografie e la planimetria insieme riesce a distinguere il divano con quella particolare tappezzeria dove è collocato nella planimetria e così via, il letto e via dicendo. Ovviamente aggiungere una planimetria fa sì anche che l'annuncio immobiliare possa acquisire un punteggio superiore rispetto alla concorrenza, alla visibilità. E quindi è veramente uno strumento non solo che aiuta a chi compra, il potenziale acquirente, a comprendere la funzionalità della casa, ma aiuta anche l'agente immobiliare a galleggiare tra le miriade di annunci simili e quindi distinguersi ulteriormente, perché aumenta il punteggio, lo sai perfettamente certo, come funziona, quindi riesce ad avere più visibilità delle volte. No, vero, vero. Ecco, e invece sugli immobili che magari sono nuovi e quindi abbiamo, diciamo, degli spazi nudi, come interviene il vostro servizio di planimetria? Ipotizzate un arredo tipo oppure per la tua esperienza rappresenti l'immobile così com'è? Vuoto. Noi ci affidiamo molto alle indicazioni del cliente, perché chiaramente il cliente ha darci le linee guida, però in questi casi noi arrediamo la casa con un criterio logico, perché la nostra squadra, il nostro team è formato da architetti e interior designer, quindi tutto quello che va realizzato nella planimetria, se non è strettamente collegato alle fotografie, quindi andiamo a riprodurre una disposizione o i colori che magari non ci piacciono molto, ma sono quelli delle fotografie, quindi ci atteniamo a quelli. Ma nel caso di appartamenti vuoti, andiamo a progettare la casa e ad arredarla, se il cliente lo gradisce, chiaramente il cliente agente immobiliare, e con un criterio logico, funzionale, architettonico molto gradevole, sia nei materiali che nella disposizione dell'arredamento. Però, siccome il nostro servizio è altamente personalizzabile, alcuni clienti, agenti immobiliari, scelgono di mostrare solamente la colorazione dei pavimenti, piuttosto solamente arredare i bagni, che solitamente nelle case vuote comunque sono completi, chiaramente, sì. Lasciando per anche fortuna, sì. Esatto, lasciando spazio all'immaginazione di chi andrà ad abitare quella casa, ma facendo solamente comprendere la funzionalità degli ambienti, la disposizione della zona giorno e zona notte. Insomma, il nostro è un servizio totalmente personalizzabile, quindi siamo a disposizione dell'agente immobiliare. Devo dire che uno dei nostri valori aggiunti è proprio la capacità di rispondere al nostro centralino in più lingue e rispondere dal lunedì al sabato dalle 9 del mattino alle 21 di sera con orario continuato. Quindi il nostro è veramente un servizio che abbraccia l'agente immobiliare e lo accompagna durante questo percorso della vendita. Io vedo alle tue spalle che c'è un ambiente stupendo, moderno e ricercato. Mi raccontavi prima che è una sala dove fate i corsi, perché è un'azienda comunque dove sono coinvolte tante persone, e prima facevi un accenno al fatto che lavorate sul mercato estero. All'estero collaborate, diciamo, in prevalenza con imprese o con agenti immobiliari? Giusto per entrare un po' nel backstage, ecco, di planimetrie.net. Guarda, noi operiamo con, abbiamo nel nostro sito internet 40.000 agenzie immobiliari registrate, prevalentemente Italia e Germania, però ti ripeto, operiamo in più nazioni del mondo e in generale arrivano richieste da anche paesini che io sconosco. E devo dire che la figura dell'agente immobiliare è veramente variegata e in ogni nazione assume un valore, un aspetto molto diverso, sia le case, perché alcune case
hanno delle conformazioni che noi non possiamo mai avere, come ad esempio una chiesa dentro un immobile, la palestra, la piscina coperta, eccetera, che noi ritroviamo solamente in case chiaramente molto prestigiose. Ma anche la figura dell'agente immobiliare è molto diversa. Devo dire che noi rappresentiamo un'eccellenza in tal senso perché siamo qualificati e operiamo con dei criteri molto molto alti. E io comunque per svolgere questa professione ho scelto di diventare agente immobiliare tanti anni fa, quindi ho fatto i corsi, ho il patentino anche se non esercito, proprio perché quando abbiamo deciso di lanciare planimetrie.net volevo fare in modo che, di essere preparato e di conoscere il nostro cliente ideale che è appunto l'agente immobiliare. Però questa è un'azienda eclettica, che è legata al mondo della finitura, della progettazione, dell'arredamento, quindi realizzando oggetti per industrie del mobile prevalentemente e non solo, e realizziamo anche corsi di formazione per chiunque sia appassionato di arredamento, interior design, e quindi alle nostre spalle vedi una delle nostre sale formative all'interno della nostra struttura di Catania, che chiaramente accoglie chi vuole approfondire i temi dell'arredamento, ma abbiamo anche un bellissimo laboratorio dove utilizziamo i materiali, prototipiamo, stampanti 3D, plotter, insomma abbiamo una struttura che è veramente dinamica e strizza l'occhio a chiunque voglia approfondire Certo. il tema dell'interior design. Ma peraltro so che hai scritto anche un libro abbastanza corposo, me ne hai anche inviato una bella copia, insomma, dove si racconta un po', ecco, il concetto di arredamento. È un volume abbastanza alto che ha anche una prefazione di un personaggio di un certo livello, che di estetica se ne intende, che è, Sì, io lo ricordo. vero. Il libro si chiama Unconventional Design, è una raccolta, un manuale per realizzare la propria casa ideale. È un manuale che racconta quanto sia importante affidarsi a un professionista, architetto, interior designer per realizzare la casa dei propri sogni. Ma svela, attraverso questo manuale illustrato di 500 pagine circa a colori, tutti i mobili sconosciuti, polifunzionali per arredare qualunque spazio, perché la mia professione mi dà la forza di dire che anche nelle case più piccole, e nel libro è dimostrato, è possibile inserire la cabina armadio, la palestra, il biliardo, cioè cose che chiaramente noi pensiamo possano essere adatte solamente a grandi ambienti, invece non è così. E la prefazione del libro è scritta da un amico che è Diego Dalla Palma, un famoso make-up artist di livello internazionale, chiaramente, definito addirittura dal New York Times come il profeta del make-up, ma raccoglie questo libro anche autorevoli recensioni di altri amici o persone che hanno voluto lasciarmi un pensiero. Paola Marella, ad esempio, che ha anche fatto Certo. dei corsi con me a Catania sull'home styling, e Alessandro Mendini, che sono onorato di aver conosciuto e ha voluto lasciare una sua impronta, ma anche Tessa Gelisio, insomma, tantissimi personaggi autorevoli che hanno voluto lasciare la loro dimostrazione di affetto nei miei confronti, manifestando il loro pensiero all'interno di questo libro che per me rappresenta è una dimostrazione della pratica del mio lavoro che è possibile sfogliare Certo, nella propria intimità. una bella testimonianza. Allora, nell'immobiliare, insomma, l'abito fa il monaco, no? Quindi la presentazione è tutto. Tuttavia, sarei d'accordo con me che, insomma, direi che sono ancora pochi, tutto sommato, i professionisti che dedicano davvero la giusta attenzione all'estetica di presentazione. Come mai, secondo te? Cosa manca? Ma guarda, non lo so, però posso dirti che l'agente immobiliare deve distinguersi. Molti l'hanno capito, ovviamente, e lo Certo. fanno formandosi, essendo sempre sul pezzo, come si suol dire. Però molti altri non hanno capito l'importanza che richiede la figura dell'agente immobiliare. Per questo, alcune volte, purtroppo, viene vista, soprattutto in Italia, come una figura che apre le porte e non è molto qualificata. Noi vogliamo scardinare questi preconcetti perché sappiamo perfettamente che non è così. Ho anche premesso che in Italia, rispetto a altre nazioni del mondo, la figura è qualificata, è formata, è di altissimo livello.
E l'agente immobiliare che vuole distinguersi capisce quanto sia importante realizzare un servizio diverso, anche perché alcune volte in Italia accade spesso, ma non solo in Italia, non sempre si ha un incarico in esclusiva e quindi per fare in modo che il potenziale cliente scelga la tua agenzia e non l'altra che ha lo stesso immobile, è chiaro che deve distinguersi e la planimetria, ad esempio, la planimetria dipinta chiaramente di planimetrie.net può essere anche il regalo da fornire a chi guarda l'immobile o a chi compra casa, che chiaramente fa comprendere quanto lavoro ci sia dietro, anche perché non l'ho specificato, perché ho dato tante informazioni per scontate, però il nostro servizio è realizzato senza la presenza dei nostri loghi all'interno delle planimetrie. Quindi il cliente, agente immobiliare, riceverà la planimetria con il suo logo. E questo è un valore aggiunto perché fa comprendere al potenziale acquirente della casa che quella planimetria è realizzata dall'agenzia immobiliare stessa. Quindi fa comprendere quanto sia strutturata non solo mentalmente perché si affida ad aziende organizzate come possono essere la nostra, ma proprio perché presta attenzione all'estetica e all'emozione, perché tutto è basato sull'emozione. Ecco, il nostro è un po' un servizio di home staging per l'annuncio immobiliare, fondamentalmente, è uno Certo. strumento di marketing a tutti gli effetti. Bene, Gianmarco, guarda, io parlerei con te per ore su questi temi perché sono temi che mi interessano sempre, sempre molto e mi avvincono. Tutto ciò che è estetico, presentazione, percezione sono diciamo, situazioni che insomma, richiamano la mia attenzione. Per cui intanto ti ringrazio oggi per la tua disponibilità e per le informazioni che hai voluto condividere con noi, ma sappi che tornerai ancora allo Sgabello nei prossimi mesi perché vorrò farmi raccontare altre cose in relazione alla bella attività che stai portando avanti. Quindi Io grazie. sarò felice di accompagnarti e ti ringrazio per avermi invitato. A presto. Benissimo. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello virtuale, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video.